Intanto, allora, avevo un'assenza giustificata a Fabri, ma che in realtà è presente, quindi il consigliere Fabri è presente. O perlomeno a me ha detto che era presente. Anche se non lo vedo collegato, Sara mi aiuti? Perché Fabri ha appena detto che c'era. Secondo me è in arrivo, ti confermo che in questo momento non è collegato. Perfetto, comunque procediamo. Non ci sono. Allora, abbiamo i primi due oggetti, che sono i verbali delle commissioni consiliari in seduta congiunta del 23 novembre e del 30 di novembre, per cui se non ci sono osservazioni alla fine della commissione li darò per approvati. Poi passiamo a tutti gli altri oggetti in discussione oggi. Vi chiedo fin da subito pazienza perché ci sono numerose cose da gestire e io cercherò di mantenere un tono un po' perentorio, ma non per voler essere scortese, ma semplicemente per tentare di tenere assieme tutta la serie di emendamenti, subemendamenti e sub-subemendamenti che mi sono arrivati. Per cui la prima proposta che vi faccio, e se siamo tutti d'accordo, è questa. Oggetto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 costituiscono gli emendamenti dall'1 al 10 che abbiamo discusso nella commissione di ieri. A oggi risultano accettati il emendamento 9-10 da parte del consigliere Polazzi e risultano ora in discussione gli emendamenti 1, 2 e 4 uniti per l'alternativa. Se siamo d'accordo, io procederei semplicemente alla discussione dei emendamenti e dei sub-emendamenti che sono ancora oggetto di discussione, ovvero non starei a ripetere emendamento per emendamento quanto già discusso ieri e quanto già accettato. E procederei invece alla discussione degli emendamenti 1, 2 e 4 e relativi subemendamenti e relative subproposte arrivate oggi alle 12:45 da parte del consigliere Baccellieri. Se siamo d'accordo, procedo in questo modo. Fate anche sì con la testa, perfetto. A questo punto, emendamento 1, ovvero oggetto 3, proponenti Gruppo Uniti per l'Alternativa. Subemendamento presentato ieri che vado a leggere. Leggo solo il testo subemendato. Quindi, effettuate ulteriori analisi con tutte le amministrazioni coinvolte, visto lo studio già fatto nel 2022 e i risultati emersi in quello studio e visto l'inserimento nel piano Appennino. Su questo subemendamento 1 leggo ora la proposta del consigliere Baccellieri che mi ha inviato che ha inviato a tutti in realtà per email. Leggo la proposta del consigliere Baccellieri per conto del gruppo Uniti per l'Alternativa. Per migliorare l'accessibilità dei territori appenninici ed in particolare di quelli della Valle dell'Idice, entro luglio 23 saranno effettuate ulteriori analisi con tutte le amministrazioni coinvolte e con un confronto tecnico-politico, visto lo studio già fatto nel 2022 e i risultati emersi in quello studio e visto l'inserimento nel piano Appennino per realizzare la progettazione di fattibilità ed economica delle infrastrutture di collegamento tra la Valle del Savene e quella del Reno, tra i comuni di Pianoro e Sasso Marconi. A questo punto, avendo letto la proposta del consigliere Baccellieri, passo la parola al delegato Crescimbeni, relativamente alla proposta di sub-subemendamento del consigliere Baccellieri. Prego con delegato Crescimbeni. Sì, la proposta mi sembra coerente con quello che concordavamo un po' anche ieri, cioè il fatto che abbiamo un tema politico dell'Appennino che richiede una struttura,
e un atto che invece sostiene che non è, sia necessaria la struttura. Proprio per questo la cosa più corretta, anche per non disperdere tempo e risorse fin da subito su un progetto che effettivamente dovrà essere valutato in una maniera più congrua, mi sembra corretta questa decisione. Poi cercheremo di far rispettare i tempi, però i tempi non sono tantissimi per mettere assieme vari aspetti, però va bene. Cioè. Perfetto, do la parola al consigliere Baciglieri per eventuale replica. Sì, io prendo atto e ringrazio della disponibilità e quindi, vista l'accettazione, direi che possiamo andare avanti nell'accoglimento del subemendamento con questa ulteriore modifica condivisa. Grazie. C'è una richiesta di intervento della consigliera e sindaca Panzacchi. Chiedo a tutti, per cortesia, se possibile, di chiedere le richieste di intervento in chat. Consigliera Panzacchi, prego. Scusatemi, ma sto camminando per andare alla macchina. Era solo una questione di formale. Non è il territorio della Valle dell'Ivice, ma della Valle del Savena. Se no sarebbe proprio un'altra zona che non c'entra nulla. Ok, allora chiedo cortesemente alla segreteria, rispetto al, lo ridico non per pedanteria, ma perché veramente oggi stiamo affrontando questioni che rischiamo di incartarci, per cui subemendamento 1, proposta del consigliere Baciglieri, sostituire la parola Valle del Savena. Io però qui ho il consigliere Panzacchi, ho già Valle del Savena. Cioè, cosa... Ma nella parte iniziale. Nella parte iniziale, se volete metto Perfetto. In chat il passaggio. Magari, così lo vediamo tutti. Perché mi riferivo solo al subemendamento, quindi... Ah, ok, perfetto, d'accordo, ho capito il tema, va bene. Chiedo a questo punto alla segreteria se sono tutte chiare le correzioni richieste e i passaggi fatti. Barbara? Tutto chiaro. Tutto chiaro. Procediamo. Emendamento 2, ovvero oggetto 4. Anche in questo caso c'è una proposta di subemendamento che vado a leggere, o meglio, di subemendamento che vado a leggere, proposto dal gruppo Uniti per l'Alternativa nella persona del consigliere Baciglieri. Nel corso del 2023 saranno effettuati ulteriori approfondimenti tra la città metropolitana di Bologna e i territori interessati per la realizzazione di un terzo ponte sul Reno tra Pieve di Cento e Cento o in altri comuni per il collegamento tra la strada provinciale 255 e la strada provinciale 11 o per mezzo di altre soluzioni valutabili. A questo punto do la parola al consigliere Crescimbeni, delegato, per la valutazione della proposta del consigliere Baciglieri. Il microfono spento, Paolo. Sì, mi trovo abbastanza allineato sulla necessità di approfondire la tematica. L'unica cosa che forse potremmo aggiungere è che oltre ai, visto che è inserita, è una roba inserita nel PRIT, potremmo inserire oltre ai territori, alla città metropolitana, alla regione, cioè l'ente regione, perché sarebbe un'opera di carattere regionale e non metropolitano. Tra l'altro coinvolge anche, poi se diciamo... Abbiamo purtroppo Paolo che si è frizzato. Non mi senti? Adesso ti sentiamo. No, allora, dicevo io che, così. Sì, scusami, prego. Dicevo che sì, l'osservazione, l'approfondimento mi sembra logico e utile da fare, come per tutte le richieste di strade che stiamo avendo. Forse l'altro ente da coinvolgere, visto che è un'opera prevista nel PRIT, cioè inserita
nel PRIT sarebbe la regione. Non so, allora, se vuole aggiungere. Chiedo al consigliere Baciglieri se è d'accordo con la proposta. Sì, secondo me assolutamente sì, anche perché proprio ieri il consigliere Cimeni citava anche l'eventuale collegamento che veniva, a cui veniva fatto riferimento in quello studio, in quella comunicazione della regione fatta dai comuni di Pieve e di Cento, anche all'eventuale collegamento ulteriore poi da svilupparsi sulla Cispadana, che come sappiamo è di competenza regionale ed è in alto mare. Quindi a maggior ragione direi che quanto proposto il consigliere Crescimbeni ha senso, e solo per spiegarlo, la modifica ulteriormente proposta va in scia a quanto detto proprio da lui ieri, cioè al fatto che quell'ipotesi che era già citata è una, ma ce ne possono essere altre. Se condividiamo il fatto che la necessità di un terzo ponte tra il centro pievese e diciamo l'alto persicetano serve per decongestionare un po' l'area dove si intersecano flussi importanti, anche molto diversi, anche in direzioni molto diverse, ma che l'area sia da attenzionare, credo che a maggior ragione comprendere un'analisi più ampia possa essere utile. Quindi mi trovo assolutamente d'accordo con l'ulteriore citazione della regione quale interlocutore. Grazie. Quindi io ho messo in chat il subemendamento che a questo punto diventerebbe: nel corso del 2023 saranno effettuati autorevoli approfondimenti tra la città metropolitana di Bologna, virgola, la regione Emilia-Romagna e i territori interessati, corretto? Per me sì, va benissimo. Perfetto, chiedo alla segreteria se è tutto chiaro. Sì, tutto chiaro. Perfetto, a questo punto diamo per approvato anche il subemendamento 2. Abbiamo poi, come detto prima, un ulteriore emendamento che è il... però a quanto scritto dal consigliere Baciglieri risulterebbe accettato. Perfetto, quindi anche l'oggetto 6, emendamento 4, è accettato. Me lo segno. Benissimo. Arrivati a questo punto, abbiamo smarcato tutti gli oggetti che vanno dal 3 al 12, ovvero tutti gli emendamenti. Chiedo solo una conferma, mi sembra l'emendamento 6, che è quello che parlava delle opere complementari. Sì. Ecco, c'è una soluzione definitiva o rimane come era? A me risulta che l'emendamento 6 sia già stato accettato nella misura in cui ieri è stato discusso. Chiedo a Sara... Sì, però non so come si è conclusa, perché poi avevo aggiunto, ho dovuto staccare sul 6 proprio. No, abbiamo mantenuto quanto concordato, ovvero che voteremo contrari a questo emendamento alla luce della richiesta del, come dire, modificare il cronoprogramma nell'interlocuzione anche con Autostrade. Quindi sì, non avevamo proposto perché come purtroppo di queste opere alcuna... che sono due opere separate, che non sono collegate. Purtroppo nascono così. Sì, su questo non avevamo però proposto nessun subemendamento come gruppo di maggioranza. Okay. Perfetto, quindi io rimarrei su quanto deciso ieri, gli oggetti fino al numero 12, emendamento 10, sono stati trattati e approvati per la discussione del Consiglio. Passo all'oggetto 13 e 14 e se non ci sono richieste di... Prego. Scusate una cosa, mi sono accorto ora che nel subemendamento di Baciglieri... Quale? Scusami, quale Maurizio? Il numero 1, scusatemi, il primo. Emendamento 1, ok. Bisogna cambiare la parola piano dell'Appennino con programma dell'Appennino, è una cosa che mi hanno fatto notare.
Perfetto, chiedo Barbara se può recepire per cortesia la... sì, d'accordo, ok. Perfetto, a questo punto procedo. Gli oggetti 13 e 14, se non ci sono richieste di approfondimento sul DUP e sul bilancio di previsione, si possono rimandare alla seduta di consiglio per la votazione. Quindi chiedo se ci sono richieste di approfondimento da parte dei consiglieri. Non ci sono richieste di approfondimento, quindi do per vagliati anche l'oggetto 13 e 14. A questo punto passo all'oggetto 15, approvazione del bilancio di previsione per il triennio 23-25 e del piano programma 2023 dell'istituzione Franco Minguzzi della città metropolitana. Chiedo scusa, consigliera delegata Accorsi per la presentazione. Grazie Presidente, vado come dire ad illustrare quelle che saranno le attività appunto specificatamente per il 2023. Colgo l'occasione per ringraziare la professoressa Zani che è collegata ed a disposizione eventualmente anche del resto del Consiglio se ci fossero necessità di approfondire alcuni aspetti. E in questo 2023, come avrete visto dalla documentazione, vanno sostanzialmente da un lato a rafforzare quelle che sono le attività che l'istituzione Minguzzi porta avanti a supporto proprio di tutto l'ambito di indagine dell'area welfare di Città Metropolitana, ma nello stesso tempo anche l'approfondimento di nuovi temi emersi, quali per esempio l'ambito della disabilità, che già in parte era stato iniziato nel corso del 2022, tutto l'ambito di quello che è il disagio giovanile, l'ambito dei NEET e anche il recupero e la trasmissione della memoria storica. Appunto sono tutti elementi su cui già l'istituzione Minguzzi lavora, che vanno rafforzati in questo 2023. Ovviamente importantissima nell'attività del Minguzzi il collegamento con l'attività di collegamento con tutti i territori dell'area metropolitana, in particolare ovviamente con gli operatori dei servizi territoriali distrettuali, nonché appunto del terzo settore, e anche con le famiglie che entrano in questi ambiti. Specifico per esempio come tutta la tematica anche dei caregiver ovviamente e delle caregiver chiede necessariamente un'interlocuzione anche con l'ambito del singolo nucleo della famiglia. Ovviamente anche all'attività di raccordo che l'istituzione Minguzzi svolge, importante ricordare anche la collaborazione comunque stretta su tutta quella che è l'attività anche della conferenza territoriale sociosanitaria metropolitana, e per quello che riguarda specificatamente quelle che saranno le linee operative del 2023, ne possiamo identificare principalmente tre, che sono il mantenimento di tutta l'attività della promozione della salute mentale, che andrà in continuità con quanto già avvenuto ovviamente in precedenza, e su questo credo sia importante ricordare anche la volontà di un'azione che sia effettivamente su tutto il territorio metropolitano. Su questo per esempio cito come durante l'edizione dell'approfondimento della settimana della salute mentale come l'istituzione abbia partecipato ad un'iniziativa sul territorio dell'Imolese, appunto in collaborazione con l'ASL di Imola. Importante anche tutto il lavoro legato appunto al budget di salute, al monitoraggio delle iniziative dell'accordo di programma tra il Comune di Bologna e il Dipartimento di Salute Mentale AS Bologna, la collaborazione con il Distretto di Salute Mentale dell'AS Bologna per anche
tante linee di sperimentazione, per esempio quella della metodologia del Recovery College, la coprogettazione con le associazioni dei familiari CUFO sempre in quest'ambito anche tutto quello che è l'attività importante di coordinamento degli amministratori di sostegno con il servizio di informazione sostegno. Per quello che riguarda lo specifico invece dell'ambito delle politiche socioeducative, appunto come anticipavo prima, un tema importante di analisi nel corso del 2023 sarà tutto l'ambito del disagio giovanile, diciamo muovendosi tra le due linee e quindi sia un disagio che implica anche tutti quei fenomeni comunque di violenza ed aggressività che vediamo anche accadere nell'ambito dell'area metropolitana e dall'altro lato invece una progettazione di azioni che vadano nell'ottica invece del NEET e quindi di quella situazione invece di disagio che comporta il ritiro sociale. È evidente anche il lavoro sempre nell'ambito delle politiche sociali legata alla disabilità, come dicevo prima, soprattutto con una ricognizione sulle politiche a favore delle persone con disabilità e su questo appunto ricordo anche quello che è stato l'iniziativa di questo anno di avvio anche dell'approfondimento di tutto l'ambito del progetto di vita appunto legato alle persone con disabilità. Si sta lavorando anche nel gruppo tecnico interistituzionale metropolitano per il rinnovo dell'accordo di programma per l'inclusione scolastica e formativa di bambine e bambini, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità e quindi appunto anche questo ambito viene strutturato di raccordo tra il sociale e l'ambito educativo. In riferimento poi alle tematiche legate all'ambito interculturale proseguiranno ovviamente tutti quei progetti, cito su tutti Ogni Lingua Vale di cui abbiamo discusso anche ieri, in riferimento ad uno degli emendamenti presentati, nonché appunto al progetto trame educative e al progetto manuale per attivisti antidiscriminazione che ha visto anche una grande collaborazione anche qui ovviamente con tutto il mondo scolastico di tutto l'ambito metropolitano e anche l'ambito dell'università stessa. Ultima linea operativa d'azione, quella legata al welfare di carattere culturale, quindi anche qui l'attività dell'istituzione Minguzzi andrà avanti nel 2023 sostanzialmente portando avanti tutte quelle collaborazioni con gli altri enti quali per esempio la rete degli archivi del presente, la rete delle biblioteche specializzata, la rete regionale dei teatri della salute mentale e la rete dei teatri solidali. Infine in riferimento a quella che è anche il patrimonio a disposizione di cui l'istituzione Minguzzi è ente conservativo, ricordo anche il progetto Memorie Vive, appunto anche con un focus sui temi degli anziani e della disabilità, trattato appunto con un'attenzione anche riguardante il patrimonio archivistico. Direi che questo come illustrazione generale per dar conto di quelli che sono i documenti presentati e l'utilizzo delle risorse sia quantomeno significativo per attestare tutte quelle che sono le linee operative molto importanti per quella che è poi l'azione anche di città metropolitana. Sono a disposizione, così come appunto è a disposizione sia la dirigente Venturi che la professoressa Zani. Ringrazio la consigliera. Ci sono domande? Se posso semplicemente aggiungere, completare un pochino, ma semplicemente per rimarcare come sia importante per noi una metodologia di lavoro, che è quella impostata da anni, insomma, con anche la precedente presidenza di Nino Lo Perfido, che abbiamo ricordato proprio recentemente, è quella dell'ascolto e del lavoro con gli operatori dei servizi territoriali della città metropolitana,
quindi noi ci rivolgiamo in prima persona a loro, operatori sia dei servizi sociali, quindi comunali, sia dei servizi sanitari, quindi dell'ASL, sia del terzo settore con le cooperative e le associazioni del terzo settore, sia con le famiglie, per esempio con l'associazione del CUFO, che è il Comitato Utenti, Familiari, Operatori dell'area della salute mentale. Quindi questa è una metodologia che ci contraddistingue rispetto ad altre realtà presenti nel territorio metropolitano. E l'attenzione al territorio metropolitano, ecco, quindi non centrato su una città specifica. Certamente con Bologna ci sono molte interazioni perché è un distretto, una realtà molto ampia, ma noi lavoriamo sui 7 distretti della città metropolitana, quindi come diceva la consigliera Corsi anche con Imola. E l'altro punto è che lavoriamo molto in rete, questo è come dire, e cerchiamo proprio questi collegamenti in rete con tutte le associazioni, quindi nell'ambito del welfare culturale lavoriamo praticamente solo in rete. Ecco, e nella rete c'è anche l'università, ci sono anche i dipartimenti universitari, anche perché la nostra biblioteca, la biblioteca Minguzzi Gentili della salute mentale e delle scienze umane, è un sistema integrato università-città metropolitana, per cui abbiamo un comitato scientifico paritario, 5 membri nominati dall'Ateneo, 5 membri nominati dal Minguzzi, un'unità di personale che ci fornisce l'università e l'altra unità di personale che forniamo noi, quindi c'è una collaborazione. In più ci sono delle convenzioni con alcuni dipartimenti universitari in varie tematiche, quindi questo per dire più una metodologia di lavoro. Sui contenuti l'ha già presentati Sara Corsi, quindi non insisto, ecco, ne parlerei per delle ore, ma non insisto. La ringrazio e mi sono dimenticato di dirlo, oggi siamo in una commissione che è sede di approvazione del bilancio e quindi oggi ragioniamo su quelle che sono le documentazioni relative appunto all'approvazione del bilancio. E tutte le istituzioni che presentiamo oggi sono già state oggetto di commissioni e lo saranno anche in futuro, perché comunque è importante dare rilievo sia al lavoro che alla metodologia che viene utilizzata nella collaborazione con la città metropolitana. Ma oggi appunto dando rilievo, essendo sede di approvazione bilancio, diamo la parola ai consiglieri delegati e poi eventualmente, se ci sono domande, agli altri invitati. E quindi a questo punto, se non ci sono ulteriori domande sull'istituzione Gianfranco Minguzzi, darei l'oggetto per trattato e passerei al successivo, ovvero approvazione del bilancio di previsione per il triennio 23-25 e del piano programma 23 dell'istituzione Villa Smeraldi, Museo della Civiltà Contadina della città metropolitana di Bologna. E darei la parola alla consigliera delegata Elena Di Gioia. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e tutte. E allora, Villa Smeraldi, Museo della Civiltà Contadina, appunto è stato approfondito anche in precedenti incontri ed è uno dei luoghi, dei veri e propri tesori culturali del nostro territorio. È, come sapete, Museo della Cultura Contadina che racconta le tracce del lavoro e della vita nelle campagne dell'Otto e Novecento. È un grande museo, sia al chiuso con i padiglioni che ospitano più di 10.000 sono gli oggetti del Museo della Civiltà Contadina, un museo anche a cielo aperto con l'orto, il pomario e con anche collaborazioni sempre più anche in chiave artistica e culturali che connotano anche lo spazio appunto all'aperto del museo. E quest'anno il 23 nelle linee anche di programma festeggiamo 2 ricorrenze che sono particolarmente rilevanti, che saranno anche l'occasione per rilanciare non solo nel nostro territorio metropolitano e regionale ma anche a livello nazionale quell'eccellenza che è l'istituzione Villa Smeraldi e il Museo della Civiltà Contadina. E le 2 ricorrenze sono i 50 anni della nascita del museo e i 60 anni del gruppo della Stadura, che è l'associazione che già al suo interno contiene proprio la storia di questo museo attraverso la donazione dei singoli oggetti che l'associazione Stadura ha deciso di condividere, di mettere insieme e quindi di far nascere anche quel senso pubblico e della condivisione pubblica del museo, di questo grande patrimonio anche della storia culturale del nostro territorio che racconta.
è un museo, lo chiamiamo proprio un vero e proprio tesoro, un vero e proprio gioiello culturale, perché sia un museo rilevante, anche il più importante a livello nazionale sulla canapa e su anche tanti altri elementi, appunto la tessitura e tante attività, ed è un museo di cui con orgoglio, insomma, andiamo fieri, perché è anche un'idea di museo inclusivo, di comunità, aperto anche al dialogo appunto con il territorio, con una parte molto importante didattica, educativa, una grande rete anche di collaborazioni culturali, artistiche, dall'Università all'Accademia di Belle Arti, a tante associazioni del territorio che sono coinvolte, ed è un lavoro per cui voglio ringraziare anche la competenza dell'area sviluppo sociale, che come sapete fino a maggio del 22 ha diretto insieme al CDA ovviamente dell'istituzione la vita, ecco, lo sviluppo del Museo della Civiltà Contadina, e da maggio del 22 l'area sviluppo economico con la direzione di Giovanna Trombetti, che insieme appunto allo staff e alla competenza del museo sta portando avanti, e con grande rilievo anche dal 23 nel prossimo triennio, anche le attività che si rafforzano intorno al Museo della Civiltà Contadine dell'istituzione Villa Smeraldi. C'è anche la locanda, su cui saprete, insomma, è nel prossimo anno previsto anche un intervento di riqualificazione proprio anche dell'edificio, e quindi insomma andiamo a riqualificare sia attraverso le attività culturali che verranno anche potenziate anche alla luce di questi due importanti anniversari, che vogliamo cogliere come un'opportunità anche strategica di rafforzamento dell'importanza di questo luogo davvero prezioso per il nostro territorio, e sia anche appunto negli edifici. C'è qui appunto la dirigente Giovanna Trombetti e credo anche la presidente dell'istituzione Villa Smeraldi, Elisabetta Fini, che ringrazio, a cui cederei velocemente, se si può, le parole a entrambe per un dettaglio maggiore, magari sulla parte sia di bilancio sia delle attività previste nel 23. Grazie. Sì, farei fare un brevissimo intervento sia alla dottoressa Trombetti che alla dottoressa Fini, chiedendo cortesemente, veramente solo per cortesia, una certa sintesi, perché abbiamo, come detto oggi, tutta una serie di oggetti. Prego, dottoressa Trombetti. Io sono veramente molto veloce, saluto e ringrazio tutti. Un ulteriore focus importante su cui lavoreremo nel 2023 è quello della food policy, in collegamento anche alle azioni previste, promosse e coordinate dal Comune di Bologna, proprio per valorizzare e potenziare questo collegamento tra un museo che è un museo che parla della terra, che parla dell'agricoltura, e le nostre nuove politiche per la cultura alimentare. C'è la Presidente Elisabetta Fini, colgo l'occasione per ringraziare lei e tutto il CDA e per darle parola. Dottoressa Fini, se vuole aggiungere anche lei qualche parola. Non mi va la telecamera, vi chiedo scusa. Io non vorrei sottrarvi altro tempo, semplicemente solamente due parole per dire che le attività che in questo periodo di Covid avevamo tentato di mantenere vive in una relazione online col territorio, che è il nostro punto di forza, ora stanno tornando assolutamente in presenza, quindi registriamo un nuovo avvio con grande successo dei laboratori che facciamo per le scuole, e quindi abbiamo già un mucchio di prenotazioni per l'anno prossimo, e soprattutto registriamo in questo mutato clima di fruizione del territorio e di, come dire, anche forse modifica dei costumi, insomma, vediamo che il museo è sempre più al centro di visite che in passato erano molto più rarefatte. Quindi, insomma, alla luce di questo sottolineo, come dire, l'importanza, il gioiello, come diceva la delegata Elena Di Gioia, e quindi, insomma, siamo molto orgogliosi. Voglio rinnovare a tutti voi, in un momento in cui magari avrete tempo, la possibilità di venire a fare una seduta della commissione nei nostri locali per approfondire meglio tutto quello che questa situazione può offrire, e anche per conoscerci di persona. Grazie a tutti e buon lavoro. Siamo noi che ringraziamo voi sia per il vostro lavoro che per l'invito, che sicuramente nel corso del prossimo anno cercheremo di accettare. A questo punto darei la parola ai consiglieri se ci sono eventualmente domande su questo oggetto. Non mi pare ci siano domande, quindi a questo punto ringrazio
la consigliera delegata di Gioia, dottoressa Trombetti e la dottoressa Fini, e passerei all'oggetto 17, che è stato in realtà già trattato ieri dal consigliere delegato Fabbri. A questo punto chiedo ai consiglieri se sono necessari ulteriori approfondimenti, approfittando anche della presenza del consigliere Fabbri, o se possiamo dare per trattato anche questo punto. Non mi pare di vedere richieste di intervento, quindi darei per trattato anche l'oggetto numero 17. Oggetto numero 18, accordo ex articolo 15 della legge agosto del 90 tra la città metropolitana di Bologna e ASC insieme per il conferimento e l'esercizio della delega relativa alla funzione disciplinare datoriale. Se non sbaglio è sostanzialmente il territorio di Rione Lavino Samoggia che si unisce alla SC. A questo punto darei la parola alla dottoressa Mariani per una breve illustrazione del punto e relativo approfondimento se richiesto dai consiglieri. Dottoressa Mariani, purtroppo non la vedo collegata. Chiedo non è collegata. Chiedo all'avvocato Tentoni se può cortesemente illustrare brevemente il punto, se è collegato, ma credo di sì. Tanto è un passaggio molto formale, è semplicemente l'unione del territorio alla SC. Avvocato Tentoni. Stiamo cercando la dottoressa Mariani. Perfetto, allora se siamo d'accordo sospendo il punto 18. Scusate, non serve che ci sia la dottoressa Mariani. Il consigliere Veronesi è in... È collegato? Sì, io ne ho dato anche atto, sono assolutamente collegato. Hai la mail, hai il punto, certo, che ti ha dato... Cari, quindi assolutamente siamo sotto controllo. Allora un attimo, io passo la parola al consigliere Veronesi. Io seguo il prospetto che mi è stato dato, per cui chiedo scusa se ho omesso la splendida partecipazione del consigliere Veronesi, che è sempre puntualissimo. Bene. Quindi do la parola al consigliere Veronesi, prego. No, ringrazio, non c'è nessun problema, anzi io per non essere troppo impattante avevo appunto dato atto della mia presenza in chat per non interrompere nessuno. Allora questo è un punto abbastanza diciamo importante, perché vista la richiesta che ci è pervenuta dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e alla manifestazione di interesse che è stata presentata per la delega della funzione disciplinare datoriale alla città metropolitana di Bologna, non solo in vero per la predetta Unione e per i sei comuni afferenti quell'Unione, ma anche per ASC Insieme, che è un'azienda speciale di quell'Unione. Ecco, stante la disciplina dell'esercizio mediante accordo attuativo della Convenzione Quadro per le collaborazioni istituzionali fra Città Metropolitana di Bologna, Unione di Comuni e Comuni non associati, poiché l'atto sindacale 271 del novembre 2022, era fine novembre, credo, attorno al 29, con cui è stato approvato l'accordo attuativo della Convenzione Quadro, ammette appunto tra le parti che l'adesione all'ufficio disciplinare metropolitano possa essere estesa anche ad altri soggetti pubblici, considerata la natura appunto giuridica di ASC Insieme, abbiamo ritenuto di procedere con uno specifico iter di convenzionamento in subordine appunto alla condizione che ASC Insieme applichi sia il decreto legislativo 165 del 2001, sia il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni locali vigenti, con riferimento ovviamente al personale, e per regolare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti e dirigenti. Ecco, premesso tutto questo, la collaborazione con ASC Insieme è pienamente coerente con lo statuto e le funzioni della città metropolitana di Bologna, nonché con gli atti adottati dal nostro ente relativi all'individuazione di un ufficio procedimenti disciplinari metropolitano.
Secondo quanto poi disposto nel testo dello schema di accordo tra le parti, diamo atto prima di tutto che la delega di funzione opera a tempo determinato per la durata del mandato in corso, rinnovabile per il successivo mandato, che a esserci insieme quale ente titolare della funzione disciplinare datoriale mantiene la vigilanza e il controllo sull'esercizio della stessa. Questo accordo determina le risorse umane, strumentali e finanziarie per l'esercizio della funzione che sono indicate poi puntualmente anche con i successivi atti gestionali e infine a esserci insieme provvede al finanziamento delle spese dell'UPD metropolitano con un contributo annuale che sarà di 20 euro per dipendente, tenuto conto del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con un contratto di durata non inferiore a 6 mesi in servizio al 31 dicembre di ogni anno. L'importo del contributo, vi preciso, che è stato rivalutato e determinato alla luce della peculiare natura giuridica di esserci insieme, che comporta per l'Ufficio Procedimenti Disciplinari Metropolitano non solo uno specifico iter di convenzionamento, ma anche più specificamente lo studio e la gestione di una casistica diversa e significativamente difforme, diciamo così, rispetto a quella dei comuni e delle unioni di comuni sottoscrittori dell'accordo attuativo della Convenzione Quadro per le collaborazioni istituzionali fra Città Metropolitana di Bologna, unioni e comuni non associati. Ecco, questo direi è quanto. Grazie. Perfetto, consigliere Veronesi, ci sono domande? Non vedo domande, quindi do per trattato anche il punto oggetto 18. Nel frattempo vi comunico che la segreteria ha mandato in posta l'emendamento 1 e l'emendamento 2 che abbiamo gestito prima e in seguito alla riformulazione accordata in commissione, per cui chi volesse eventualmente controllare si li ritrova nella mail. Procedo quindi con l'oggetto numero 19, approvazione della convenzione tra Città Metropolitana di Bologna, SRM Reti Mobilità SRL e TIPERS SPA per la definizione dei ruoli, responsabilità, funzioni, modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse di cui al decreto numero 287 del 16/11/21 del MIMS, destinate al rinnovo del parco autobus del bacino di Bologna, piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. La parola al consigliere delegato Paolo Crescimbeni. Sì, praticamente con questa convenzione andiamo a regolare i fondi che ci dovrebbero essere trasferiti tre quinquenni, dal 2019 al 2023. Fu fatta una domanda che risale al 2021. In totale stiamo parlando di una cifra per ammodernamento delle flotte di circa 39 milioni di euro. E proprio con questa convenzione si va a definire i ruoli anche per l'acquisizione. Naturalmente, anche proprio dal tema che si diceva anche poco fa, il tema del rinnovo dei contratti TPL, eccetera, logicamente questa convenzione durante il corso di questi quinquenni potrebbe subire delle variazioni, perché logicamente potrebbero anche mutare anche semplicemente i soggetti. Quindi questo è stato un progetto su cui sono stati finanziati e appunto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti questi 39 milioni, e all'interno di questo punto noi stiamo andando a regolamentare quelli che saranno i ruoli per l'acquisizione dei mezzi, il monitoraggio e delle risorse che verranno assegnate. La ringrazio, consigliere. Io se non posso fare una domanda. Sono delle domande tecniche, sono presenti direi anche Tatiana Brusco della pianificazione e direi anche il direttore del piano. Io farei una domanda come consigliere, se posso, ma è una domanda veramente anche un po' banale, però che tipo di alimentazione avranno i nuovi autobus? È previsto quantomeno? Logicamente, e poi semmai intervengano i tecnici, comunque c'è scritto anche le tipologie dei mezzi, sono di diversa tipologia, saranno dei ibridi, sono dei
minibus a metano, si parla di extraurbani e anche alimentazioni, direi forse anche già idrogeno in questi. E comunque logicamente poi non so nel corso di questi tre quinquenni se ci possono essere delle modifiche anche alle tipologie in funzione anche della tecnologia che si modificherà man mano che logicamente la tecnologia procederà. Non so se l'ingegnere del piano, l'architetto del piano o Tatiana vuole intervenire. Sì, mi sentite? Sì, Tatiana. Prego, la richiesta di intervento in chat per cortesia, grazie, prego. Ah, dottoressa. Scusa. Prego, prego, parli pure. Sì, sono appunto il piano di investimenti, è stato diciamo redatto in accordo con Tiper e SRM, sono, come diceva il consigliere, varie tipologie di mezzi, alimentazione elettrica, metano, ibridi e anche idrogeno è previsto anche il finanziamento delle infrastrutture per la ricarica dei mezzi elettrici e dei mezzi idrogeno, questo finanziamento è distribuito in tre quinquenni, essendo il primo quinquennio in scadenza a fine 2023, quindi il secondo quinquennio partirà nel 2024, e il terzo nel 2029, sono previsti due step di possibile aggiornamento del piano, perché ovviamente noi abbiamo fatto un piano di investimento per fino al 2033. Nel 2023 il Ministero ha previsto il primo step di aggiornamento del piano, appunto in funzione anche di eventuali nuove esigenze e novità dal punto di vista della tecnologia che possono intervenire. Il secondo step sarà prima dell'inizio del terzo quinquennio, quindi nel 2028. Non so se ho risposto. Perfetto, assolutamente. Sì, logicamente non si può fare una convenzione in gessasso su tutto, perché poi tecnologia e attori potrebbero anche variare, quindi oggi ci sono degli indirizzi chiari che logicamente per tutti sono importanti, comunque saranno attivabili e modificabili a seconda, come diceva adesso il tecnico, anche anticipatamente rispetto alla scadenza dei quinquenni, proprio perché poi c'è bisogno di fare una pianificazione. Perfetto. Ci sono altre domande da parte dei consiglieri? Se non ci sono altre domande, darei per smarcato anche l'oggetto numero 19 e passerei all'oggetto 20, che è relativo a strade e sicurezza, autostrada 14 Bologna-Bari-Taranto, approvazione dello schema di convenzione per disciplinare l'adeguamento dell'intersezione esterna dell'autostrada con la viabilità ordinaria tramite la realizzazione di una rettatoria antistante l'attuale svincolo autostradale di Castel San Pietro Termine, di seguito rotatoria, ed il finanziamento da parte di Autostrade per l'Italia della realizzazione rotatoria di intersezione tra la SC San Giovanni e la SC 31 Stradelli Guelfi. E consigliere Crescimbeni. Sì, se ci fossero bisogno di chiarimenti, comunque è presente anche il direttore Martelli. Il tema di questo intervento è praticamente una convenzione, come si diceva, fra noi, il comune di Castel San Pietro e Autostrade. Proprio perché questa è ritenuta dal Comune di San Pietro e penso anche, la ritengo anche da un punto di vista nostro, un'opera importante anche vista l'incidentalità di questa zona, praticamente cosa fa il Comune di Castel San Pietro? Anticipa a seguito di sue risorse interne derivanti da urbanizzazioni, anticipa e realizza quest'opera che è questa rotatoria. In compenso, come poi stiamo parlando di altre opere collaterali che Autostrade dovrà elaborare all'interno di determinati interventi, quindi Autostrade non farà altro che la rotatoria, questa che era appunto prioritaria, che verrà realizzata invece dal comune direttamente di Castel San Pietro, la farà poi quando ci saranno i suoi tempi dell'attuazione delle opere collaterali, la farà in un altro punto comunque sul tracciato sempre interessato da Castel San Pietro e Castel Guelfo. Molto bene. Quindi è semplicemente una volontà del comune di anticipare questi tempi avendo le risorse e posticipando poi nei tempi necessari l'altra rotatoria, però logicamente
essendo su una strada provinciale, dobbiamo essere poi anche noi nella parte dell'ente che un po' fa parte di questa convenzione. Perfetto. Maurizio, non so se il direttore Martelli ha qualcosa da aggiungere sulla cosa, mi sembra. Se ci fosse la consigliera Larghetti chiederebbe dov'è il posto per la ciclabile, ma noi non glielo... Ah, è una rotatoria, sì. Ma lei lo vuole anche lì. Scusate la battuta. Allora, se non ci sono domande, mi sembra che sia tutto abbastanza chiaro, direi di passare all'oggetto successivo, ovvero adesione della città metropolitana di Bologna alle associazioni denominate cluster economia urbana e cluster turismo. Il consigliere delegato sarebbe Panieri, ma non lo vedo, o mi sbaglio, non lo vedo collegato. C'è la dottoressa Trombetti comunque che ci può illustrare il quadro dell'adesione dei cluster e chiaramente credo anche l'adesione che abbiamo già discusso come città metropolitana alla società regionale Arter, dico bene? Sì. C'è anche la consigliera Panzacchi che è coinvolta per il fronte turismo. Faccio io un'illustrazione, sì, tecnica. Forse meglio, sì. Allora, siamo nel quadro dell'ecosistema regionale dell'innovazione che è stato avviato già nel 2010 definendo una rete molto stabile fra sistema delle università, dei centri di ricerca, dei centri per l'innovazione e delle imprese, che ha dato vita poi su tutto il territorio regionale al Tecnopolo e alla rete degli incubatori. L'ecosistema ha definito a partire dal 2017 l'esigenza anche di verticalizzare questa rete di collaborazione costituendo quella che si chiama la rete dei cluster. I cluster sono associazioni riconosciute tematiche che tengono al loro interno appunto istituti di ricerca, centri per l'innovazione, imprese, e che, come dire, focalizza ciascun cluster un tema e un ambito tematico specifico verticale. Per esempio c'è un cluster che si occupa di agroalimentare, uno di salute, uno di innovazione dei servizi, uno di meccanica. Dopo l'esperienza positiva appunto partita nel 2017 con i 7 cluster, nel 2022, a partire dall'analisi fatta dal documento strategico regionale, che è quello relativo alla nuova programmazione, e l'analisi S3, cioè che va a definire quali sono gli ambiti strategici di maggiore focalizzazione tematica sul nostro territorio per i prossimi appunto anni, si è deciso di introdurre e di avviare anche l'attività di altri 2 cluster, il primo sul tema dell'economia urbana, il secondo sul tema del turismo. Si tratta che quindi avranno la medesima configurazione che vi ho descritto, sono luoghi al cui interno operano università, centri di ricerca, centri per l'innovazione, imprese che si occupano di sviluppare innovazione, progetti di ricerca, analisi, sperimentazione su quegli ambiti verticali specifici. A fronte appunto di questa decisione da parte della regione, i cluster sono poi coordinati e gestiti direttamente da Arte, la società in house della regione Emilia-Romagna. La valutazione è fatta come città metropolitana anche su stimolo e grazie al confronto con la regione Emilia-Romagna è stato di aderire ad entrambi i cluster, perché i 2 cluster seguono e contengono oggetti e lavorano sui temi dell'innovazione su 2 ambiti tematici che sono fortemente connessi in particolare alla funzione di sviluppo economico di città metropolitana. Da un lato, come sapete, sul fronte del turismo noi svolgiamo, ai sensi della normativa regionale, la funzione di territorio turistico. Dall'altro, per quanto riguarda il tema invece dell'economia urbana, già a partire dal 2021 è attivo un tavolo di coordinamento che è il tavolo commercio e turismo, che si occupa appunto di sviluppare e definire con i comuni, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, politiche comuni per lo sviluppo dell'economia di prossimità. Quindi la delibera che viene presentata è una delibera di adesione alle 2 associazioni, sono, dicevo, 2 associazioni riconosciute, finanziate, che verranno finanziate e sostenute economicamente con risorse regionali, in particolare con risorse del Polfesr. Per quanto riguarda l'impegno economico è prevista una quota di iscrizione una tantum che è pari a 1.000 euro per ciascuna delle 2 associazioni, quindi complessivamente 2.000 euro, e poi c'è una quota associativa annuale
di 500 euro per ciascuno dei cluster, e quindi questo significa che per noi, aderendo ai due cluster, parliamo di 1000 euro. L'aspettativa è, come dire, essere in un luogo che è in grado di aiutarci a sviluppare innovazione appunto sui temi dell'economia urbana e sui temi del turismo. Perfetto, ci sono domande? Io faccio un intervento come consigliere, nel senso che sicuramente questi luoghi sono luoghi importanti perché riuniscono all'interno di uno stesso tavolo tutta una serie di soggetti che per il cluster specifico, per l'argomento specifico, costituiscono effettivamente un'eccellenza sui temi trattati e permettono quindi anche a Città Metropolitana di essere all'interno di luoghi che sono molto più che pensatoi, sono luoghi dove si producono progettazioni, sono luoghi dove si aderiscono a tavoli e progetti che poi spesso portano finanziamenti, eccetera. E la cosa che a me piacerebbe molto sarebbe che venissero fatti, per quanto possibile, perché capisco che non sia sempre possibile, dei report sullo stato di andamento dei lavori di questi cluster, nel senso che, essendo che lì dentro si discutono appunto oggetti, argomenti molto importanti anche per avere i trend rispetto a come si muovono quei settori, e come consiglieri sarebbe credo utile capire, estrapolandolo in maniera molto sintetica, quali sono gli elementi più interessanti e oggettivamente di, come dire, di scenario rispetto ai settori. Questo chiaramente se possibile, perché non capisco che ne abbiate già tante, però ripeto, a noi spesso arriva il progetto quando è già in qualche maniera in fase avanzata di ragionamento e di approvazione. Invece sarebbe bello capire prima che cosa si muove all'interno dei settori. Vi ringrazio. Se non ci sono altre domande, darei per smarcato anche questo. E c'è la consigliera Panzacchi che ha chiesto se può integrare. Consigliera Panzacchi, prego, scusi, mi era sfuggito. Prego. Noi non vediamo e non sentiamo consigliera Panzacchi. Per dire che con la revisione a questi cluster, non mi sentite? Adesso sì, però ti sentiamo da adesso. Prima non abbiamo sentito. Dimmi, ma ero in prefettura, devo rientrare in comune. Era solo per dire che attraverso l'adesione a questi cluster nel settore turismo sostenibile, cammini, finanziati importanti progetti come quelli della realizzazione delle bretelle di Piccola Cassia, una tra Gaggio Montano e Porretta, l'altra tra Bologna e Monteveglio. Quindi hanno dato anche dei frutti molto importanti nel tema appunto dei cammini, degli itinerari. Io purtroppo... No, grazie Barbara, purtroppo temo non si sia sentito molto del tuo intervento, perlomeno io non sono riuscito a sentire molto bene. Magari al limite, se quando sei rientrata in comune vuoi integrare, ti ridò la parola. Allora, se non ci sono altre domande, darei come trattato per i lavori del Consiglio anche l'oggetto numero 21 e passerei all'oggetto 22, ovvero accordo di programma in variante per la realizzazione di nuovo parco logistico in località Crespellano, in via Cassola, comune di Valsamoggia, ex articolo 60, eccetera, eccetera. Si tratta di un assenso preliminare, consigliere delegato sarebbe Panieri, la parola all'ingegnere Dalpiano su questo tema. Ingegnere Dalpiano, la vedo collegata. No, sono collegato. Perfetto, adesso la vediamo e la sentiamo. Ok, mi scusi, ero al telefono. Mi può ripetere la... A che certo, l'oggetto di cui trattiamo è l'accordo di programma per il nuovo parco logistico in località Crespellano, comune Valsamoggia. Ah, ok. Quindi non è Maurizio Fabbi, faccio io? Volentieri. Io, come dicevo prima, ho un prospetto nel quale viene indicato il delegato come comune.
Ah, sarei io, però se voglio parlare Alessandro non c'è problema, poi parlo il consiglio. Ok. Allora, la proposta è una proposta di accordo preliminare, quindi di un consenso preliminare alla procedura di variante. Di variante al PTM e di variante alla strumentazione urbanistica comunale, al fine di trasformare un edificio esistente di proprietà di Beghelli e una zona adiacente a questo edificio in un parco logistico di circa 90.000 metri quadri. E questo parco logistico si trova in una condizione abbastanza favorevole sotto il profilo della mobilità perché è in prossimità del casello autostradale di Valsamoggia, motivo per cui si è ritenuto possa essere sotto il profilo della sostenibilità ambientale complessiva coerente con i principi del PTM. Quindi, oltre agli hub che noi abbiamo indicato nel PTM perché collocati in corrispondenza di un casello autostradale, ci sarebbe questo nuovo intervento di carattere logistico. Il nuovo intervento di carattere logistico, così come tutti gli interventi di carattere logistico, prevederanno ulteriori di un numero, diciamo così, non definibile in termini certi di posti di lavoro. E infine un altro elemento abbastanza significativo rispetto a questo intervento è quello della riconversione dell'attuale sede non più utilizzata di Beghelli, che si trova, era l'ex sede del birrificio di cui in questo momento mi sfugge il nome, che si trova lungo l'autostrada poco prima del casello autostradale di Valsamoggia. Perfetto. Chiedo scusa al consigliere Fabbri e eventualmente se vuole integrare rispetto al punto. No, no, nessun problema. Casomai posso dire che questo senso preliminare, comunque questo intervento è inserito anche nell'accordo che è stato fatto quest'estate per le aree, per la logistica, anche con la regione che abbiamo approvato quest'estate. Quindi è un iter già avviato. Perfetto. Se non ci sono domande riguardo, un attimo che in chat vedo, ma forse è riferito a prima, Diego Bacciglieri, parola. Prego, consigliere Bacciglieri. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto volevo fare una domanda sull'iter, cioè chiedo scusa per la mia ignoranza e quindi lo faccio proprio in maniera neutra. Cioè, ho letto con attenzione la relazione istruttoria allegata, che evidenzia una serie di rilievi fatti da Città Metropolitana. Volevo capire, dopo l'assenso di oggi, saranno previsti altri passaggi oggetto del Consiglio Metropolitano oppure, in questo caso, diciamo che tale rimarrà? Volevo chiedere intanto questo, vi ringrazio anticipatamente. Prego, chi risponde? Martè, dal piano? Allora, no, questo è un assenso preliminare, nel senso che si è valutato in termini generali che il procedimento è, diciamo così, assentibile. Poi ci deve essere invece un assenso reale, definitivo, dopo che ci sono state le valutazioni di carattere ambientale, soprattutto da parte degli enti preposti, in particolare la valutazione della VASAT da parte di Alba. Quindi noi ci ritroveremo in commissione per il senso definitivo, dove avremo tutta la documentazione necessaria per il senso definitivo, in particolare, ripeto, la documentazione del PAI. Sì, molto io bene. Ringrazio, scusi Presidente, se ho preso parola senza chiedere. Prego, prego, la pure. No, solo per dire che mi interessava appunto questo elemento e per il resto lo tratteremo poi successivamente in consiglio e poi nel passaggio successivo che avremo fatto capito poi nei mesi prossimi. Grazie. Perfetto. Ci sono altre domande sul punto? Direi statale 9 il birrificio. Molto bene. Perfetto, allora darei per smarcato anche qui il punto numero 22. E passerei all'oggetto 23,
ovvero ordine del giorno di indirizzo in tema di accordo quadro per la manutenzione strade proposto dal gruppo Uniti per l'Alternativa, primo firmatario il consigliere Santoni, al quale do la parola per l'illustrazione dell'ordine del giorno. Sì, buongiorno a tutti e a tutte, spero mi sentiate. Il documento lo avete visto, avete avuto sicuramente modo di vederlo. Appunto con questo documento riprendiamo un argomento che da alcune settimane stiamo affrontando in seno alla città metropolitana sulla possibilità di una nuova modalità di gestione della manutenzione delle strade che appunto presuppone il ricorso all'accordo quadro. Un procedimento che, se attuato, comporterà un radicale cambiamento nella gestione manutentiva, programmatoria, economica e di organizzazione del personale dipendente, sia con riferimento alle funzioni dei cantonieri, ma anche in tema di riorganizzazione interna degli uffici e delle aree interessate. Sappiamo tutti che questa situazione ha creato uno stato anche di agitazione tra il personale della città metropolitana e di conseguenza sicuramente preoccupati di questa situazione, ma penso come tutti i consiglieri metropolitani, ma parallelamente anche consapevoli che una decisione di questa dimensione, di questa portata, debba necessariamente essere preceduta da un indirizzo politico che, come sappiamo, è in seno al Consiglio. Come gruppo abbiamo appunto ritenuto opportuno depositare questo ordine del giorno con il quale di fatto si chiede la sospensione temporanea dell'iter amministrativo fino a quando non saranno messe a disposizione del Consiglio metropolitano una serie di indicazioni, di indicatori, anche di risultati, quindi di obiettivo, chiedendo ovviamente che l'accordo quadro non venga approvato in Consiglio metropolitano, perché sappiamo tutti che è un organismo, che è uno strumento di tipo gestionale, però quantomeno che possa passare in seno al Consiglio metropolitano, come ho detto appunto prima nell'illustrazione, la decisione politica di indirizzo. Ringrazio consigliere Santoni. Non avrei altro da aggiungere. La ringrazio. E darei la parola per competenza al delegato Crescimeni in ordine all'ordine del giorno. Prego, consigliere. Credo che l'accordo quadro nasca da una richiesta che tutti abbiamo fatto alla parte tecnica, in senso non una richiesta specifica di quella, ma come una ricerca di soluzioni in un momento difficile dove abbiamo visto nel passato le attività, i tempi che hanno avuto e nell'esecuzione anche i costi dei quali tutti ci siamo lamentati, per cui penso che dire che non siamo d'accordo all'introduzione dell'accordo quadro sia un elemento sbagliato, se questa è l'indicazione dove ci portano i tecnici. Anzi, noi facciamo fatica ad avere un ritorno economico di quanto era stato fatto finora, questo facciamo più fatica a vedere un dettaglio. Questo invece è uno strumento che dovrebbe portare in quest'ottica. Però il fatto già che il punto di partenza sia la sospensione di questo strumento, che teoricamente dovrebbe essere rendere più rapida tutta una serie di cose, annulla i vari punti successivi che secondo me invece potrebbero essere degli elementi da valorizzare. Tipo io mi sono già, cioè, più volte abbiamo discusso in commissione che in altri momenti sul valore del personale. Io credo che il valore del personale che abbiamo in città metropolitana, che purtroppo in questi anni ha avuto anche secondo me una scarsa valorizzazione proprio per il ruolo che hanno avuto le città metropolitane, vada valorizzato ulteriormente.
E proprio in quest'ottica qui io dico che ci deve essere necessariamente una fase di passaggio, non è un on-off l'accordo quadro. L'accordo quadro sono un elenco di voci, di prestazioni che possono essere attivate. Ci sono delle fasi in cui possiamo attivare la realizzazione dell'asfaltatura completa di una strada, in questo caso essendo un accordo quadro è molto più semplice che andare a fare una tutte le volte delle determine, delle progettazioni, quando invece è già stato alla fine definito e tutto si svolge con tempi molto più veloci. Diverso è il garantire la qualità degli interventi in emergenza sulle strade, dove allo stato attuale abbiamo ancora del personale, nell'accordo sono previste però anche queste attività, e quello che io sostengo è che bisogna arrivare a un punto dove le persone devono essere portate a una valorizzazione del loro lavoro e quindi con un percorso ben definito, come sta chiedendo anche l'ordine del giorno, e quindi un percorso di un certo tipo che porti alla valorizzazione delle risorse e sicuramente in un miglioramento o in attività comunque più qualificanti e a maggior valore aggiunto rispetto a quelle attuali, ma nel frattempo il mantenimento comunque di una gestione che secondo me deve essere quella della sicurezza stradale oltre che la valorizzazione delle persone. Però la sicurezza stradale è sicuramente un elemento importante del quale l'accordo quadro non è detto che lo soddisfi dall'inizio, e quindi saranno i tecnici che attivano l'accordo quadro, le voci, a stabilire questo percorso e a definire quando si sentiranno sufficientemente sicuri nell'attivazione del personale, delle ditte esterne, intervenire anche per questioni emergenziali, e nel frattempo aver fatto comunque un buon passaggio con le figure, diciamo, attualmente impiegate in questa attività, che naturalmente, come ho detto, deve essere un percorso di valorizzazione del personale, così come dei tecnici e così come di tante altre risorse che abbiamo in città metropolitana, che ripeto sono solitamente molto brave da un punto di vista tecnico, quindi perde motivazione mi sembrerebbe veramente uno spreco. Chiesto la parola il consigliere Bacciglieri. Sì, grazie Presidente, ma innanzitutto per recepire a quanto valuta il consigliere Crescimbeni sul fatto che nell'ordine del giorno il punto 1 di fatto annulli quelli successivi. Non è così, anzi semmai è proprio il contrario, cioè i punti successivi al primo non avrebbero senso se non si facesse il primo, che è veramente l'opposto, nel senso che si chiede proprio di effettuare un'analisi che non è stata fatta, perché non esiste, non c'è alcuna indicazione dei costi. L'ha chiesto anche la settimana scorsa la commissione, anche la consigliera, due settimane fa, quando avevamo fatto la commissione congiunta, l'ha chiesto anche la consigliera Pazzacchi. Cioè, non c'è alcun dato. Ad oggi avete fatto vedere delle slide al volo in conferenza metropolitana, in un'informativa. Al Consiglio metropolitano non era stato fatto vedere nulla. Ho fatto io l'accesso agli atti, cui ha risposto, devo dire, immediatamente l'ingegner Martelli. Se fosse di peso evidentemente da gruppo, non dal vostro gruppo, il Consiglio metropolitano la cosa non sarebbe stata trattata, lo è ad oggi solo perché è stato presentato questo ordine del giorno. Quindi, sulla base di quali, la domanda vera è sulla base di quali valutazioni di costi e quali quantitativi si va avanti sull'accordo quadro. Non abbiamo visto nulla, spero che lei abbia visto qualcosa, perché in ogni caso se evidentemente da quello che traspare, ma lo spiegherà meglio lei evidentemente, o qualcuno del suo gruppo, l'indicazione è quella di andare avanti in ogni caso, ne prenderemo atto e ciascuno poi farà i conti anche con la propria condotta. Cioè, però la domanda rimane: ma su quali basi andate nella direzione di proseguire su un accordo quadro?
che comunque per come desumibile da quelle poche slide inviate e anche per quanto emerso abbastanza fumosamente, questa è la mia valutazione, nelle commissioni congiunte di 2 settimane fa, non va a valorizzare il personale, tutt'altro. Io ribadisco l'ordine del giorno proposto, in realtà tocca una serie di temi con i quali, che vogliate o meno, bisognerà fare i conti. Evidenzio anche che ci sono dei contenuti ben argomentati e molto chiari anche da parte sindacale, con i quali altrettanto dovrete fare i conti. Quindi, in ogni caso, la domanda di fondo, e chiudo, rimane: sulla base di che cosa intendete proseguire? Non c'è nulla, almeno che sia stato manifestato, che supporti la scelta sulla quale mi pare evidente si stia andando in maniera efficace. Se ci sono dei dati, forniteli, o quantomeno spero che li abbiate a supporto delle vostre decisioni. Per il resto, il testo dell'ordine del giorno è quello lì, non sono pervenute osservazioni di alcun tipo, quindi registriamo anche questa assenza di interlocuzione. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Bacigliere. Ha chiesto la parola la consigliera Corsi. Grazie Presidente. Alcuni elementi soltanto, come dire, per attestare quella che è la posizione del gruppo, come dire, oltre quanto già espresso dal consigliere delegato Crescimbeni. È chiaro che il processo, diciamo, dell'accordo quadro è appunto come tale un processo che va nella volontà di migliorare quello che è uno stato di fatto che ha recepito da parte di tutti i territori numerose fragilità. Era stato anche oggetto appunto della commissione di giugno, dove già, una conferenza capigruppo, scusate, dove già appunto erano emersi questi elementi di fragilità decretati dai territori, al netto anche di una situazione comunque che già vede l'utilizzo di appalti esterni per quanto concerne, mi corregga poi l'ingegnere Martelli se sbaglio, l'ambito del verde o l'ambito, per esempio, del piano neve. È chiaro che inserire a sistema tutto l'ambito delle manutenzioni e tutti quelli che sono gli interventi appunto legati all'ambito delle strade permetterà di avere una gestione sicuramente più strutturata, che crea equità anche tra gli stessi territori e gli interventi che avvengono all'interno dei territori. È chiaro che le fragilità dal punto di vista dei dati che sono state, come dire, esplicitate anche nelle sedi diverse, è dato proprio dall'assenza di una organicità oggi presente su quell'ambito. La posizione del gruppo, che, come dire, va in linea con quanto illustrato dal consigliere delegato Crescimbeni, non è tale, come già abbiamo detto in commissione, per una mancanza di attenzione nei confronti di quelle che sono, e il consigliere Bacciglieri lo presentava prima, le richieste di attenzione dall'ambito sindacale di tutto quello che è il comparto dei cantonieri di città metropolitana. È chiaro che quelle esigenze vanno ascoltate, è chiaro che appunto anche noi come gruppo siamo pronti e lo abbiamo già fatto nel sollecitare tutto quello che è anche lo staff tecnico a mantenere un'interlocuzione con i cantonieri affinché quello che sarà lo sviluppo anche qui di una modifica dal punto di vista del loro ruolo all'interno dell'ambito manutentivo dovrà appunto essere, come dicevo, accompagnato.
lo diceva prima il consigliere Crescenbeni, non sarà anche da questo punto un on-off, così come l'accordo quadro non è oggi un on-off, anche per rispetto di tutti quelli che sono appunto gli enti e i tavoli, diciamo, di interlocuzione che Città Metropolitana contempla, oltre ovviamente al consiglio. Riteniamo che questo ordine del giorno vada più ad accompagnare, diciamo così, un'onda che si è creata anche per situazioni di malcomprensioni che si sono generate e che invece non, come dire, attesti quella che è una chiara volontà di entrare nello specifico dell'accordo quadro, su cui, ripeto, anche nelle commissioni precedenti da parte del gruppo c'è piena disponibilità all'approfondimento e quindi, come dire, la posizione del gruppo è quella di chiedere a voi il ritiro di quest'ordine del giorno, assumendoci come Consiglio Metropolitano la responsabilità di tenere monitorato quello che è l'accordo e di tenere monitorate quelle che saranno le fasi di questo stesso accordo. Ripeto, è stato oggetto di interlocuzione, ad onor del vero lo dico, per richiesta di voi come minoranze, ma questo non denota assolutamente una disattenzione da parte del gruppo di maggioranza, anche alla luce di chi appunto in consiglio è sindaco del proprio territorio e ha anche quel punto di vista e sa perfettamente quello che è lo stato dell'arte attuale. Grazie. Grazie consigliere Accorsi. C'è una richiesta di secondo intervento da parte del consigliere Bacilieri. Sì, grazie Presidente. Ma, devo dire che fare riferimento all'incontro del capigruppo allargato ai presidenti delle commissioni di giugno mi pare veramente surreale, perché faccio notare che quell'incontro tra l'altro aveva una tematica che poi fu allargata più relativa alla parte del verde, che già non hanno per niente funzionato. Ed emerse clamorosamente in quella sede, e devo dare atto che nei mesi successivi sono stati fatti alcuni interventi, come erano già stati preannunciati dal consigliere Crescenbeni, di pesante correzione di un'impostazione che era allucinante, perché vanno chiamate le cose col loro nome. Un accordo pessimo, con maggiori costi e una qualità minore. Quindi si parlò di quello. Poi ci si disse due cose. La prima, i materiali saranno inviati quanto prima, e poi ci si rivedrà per allargare il tema anche alla questione della manutenzione delle strade. Sapete com'è andata, o serve che lo ricordi? I materiali non sono stati inviati, solo dopo che a novembre ne ho richiesti. L'incontro che era previsto non è mai stato fatto, e la parte delle manutenzioni delle strade è passata avanti clamorosamente con un accordo quadro di cui nessuno aveva parlato prima nel dettaglio, che era emerso solo ed esclusivamente perché è emersa uno stato di agitazione che durava da giugno da parte del personale su diversi temi, tra cui questo. Quindi questo è stato il riferimento a giugno, cioè all'incontro di giugno. Se facciamo riferimento a quello, ricordiamoci però di che cosa si parlò, cosa ci si disse e cosa poi non si fece. L'altra cosa, non sento una parola sui conti. Allora mi corre l'obbligo morale, devo dire, di fare i miei auguri al dirigente che dovrà firmare questa roba, perché presumo che, se non adeguatamente sorretta da elementi di fatto, sarà ben attenzionata in piazza 8 agosto. Bene, allora ci sono due manine alzate, ma siccome non so chi per primo ha alzato la manina, essendo che chiedevo di scrivere in chat la richiesta di intervento proprio per capire l'ordine, a questo punto io ho due mani alzate, una del consigliere Crescenbeni e una del proponente Santoni, però non so chi dà la parola.
Come puoi darla a Santoni? La posso dare a Santoni, però se vi chiedo di scrivere in chat il motivo è questo. Grazie. Santoni. Grazie Presidente. Volevo solamente aggiungere alcune considerazioni. Allora, noi stiamo continuando a fare discussioni esclusivamente di tipo qualitativo. E questo qui è un aspetto che su una decisione di questo tipo a me preoccupa molto, no? Sarebbe come che discutessimo del bilancio in termini qualitativi e non quantitativi. Capite che le due cose fanno fatica a andare assieme. Ma a netto di questo, che è una considerazione che può essere mia, nostra e non condivisa, in realtà lo spirito dell'ordine del giorno non è quello di seguire gli umori della piazza, ma quello di dire che sia l'organo politico a dare questo indirizzo. Lo spirito dell'ordine del giorno è quello di dire: portiamo in consiglio metropolitano l'indirizzo che poi daremo agli uffici con riferimento a questo aspetto specifico. Poi l'accordo quadro può essere declinato in tanti modi. Cioè, se i comuni a livello territoriale lamentano che le gare di appalto sono troppo lunghe, l'accordo quadro può andare in quella direzione e non toccare magari altri aspetti. Non è vero che non c'è la disponibilità da parte nostra a monitorare, attenzionare, discutere sull'argomento, ma quando ne discutiamo, se la gara viene messa fuori fra due settimane? Però non ce la raccontiamo, nel senso che se la gara viene messa fuori fra due settimane, perché così è stato detto ufficialmente dal direttore generale, no? Che la gara deve essere messa fuori a gennaio, e quella gara dirà che l'accordo quadro riguarda il servizio A, B, C e D. Non è che dopo quel servizio si può togliere, si potrà decidere quante risorse investire nel servizio A, B, C e D di anno in anno in base alle disponibilità di bilancio, ma sapete tutti meglio di me che se si esce con un tipo di appalto non è che poi quel tipo di appalto lo si può cambiare. Quindi è chiaro che la discussione la si fa in termini propositivi e costruttivi quando si è in fase di costruzione di un determinato istituto, di un determinato strumento, ma quando quell'istituto è costruito, dopo non possiamo fare altro che monitorarlo e poi dire che cosa, chi aveva ragione, chi aveva torto, sulla base di quali indicatori, cioè quali sono gli obiettivi che si pone l'ente, se non sappiamo qual è la situazione di oggi e verso quale direzione vogliamo andare, in termini misurabili, no? Perché alla fine il bilancio è quello, no? Io faccio delle previsioni di entrata, delle previsioni di uscita e ovviamente individuo delle azioni politiche che sono tutte mie, che devono essere compatibili con questi aspetti. Se noi questi aspetti non ce li diamo, poi con che cosa ci misuriamo? Con che cosa misuriamo la bontà di quello che abbiamo proposto? Quindi il discorso, il presupposto dell'ordine del giorno è quantomeno che sia l'organismo politico, che è quello che deve dare l'indirizzo, a dare determinati indirizzi. Lì poi ce n'è anche uno specifico, ad esempio che la gara possa essere effettuata non col criterio del massimo ribasso. Quindi voglio dire, sono ampi i margini di manovra, se ovviamente li si vogliono trovare. Non è certo l'obiettivo quello di far perdere tempo, perché voglio dire, cioè portare in consiglio, invece che bocciare l'ordine del giorno, uno dice lo porto in consiglio comunale e in consiglio metropolitano, scusate, tal quale per come lo avete pensato, come linea di indirizzo, viene approvato in consiglio metropolitano e si dà mandato al direttore generale. Se non lo si porta, mi viene quasi da dire che nessuno si ne vuole assumere la responsabilità. Ho terminato, grazie. Grazie consigliere Santoni. Allora, prima di dare la parola al consigliere delegato, propongo una mozione d'ordine, nel senso che, se non ho compreso male, c'è una richiesta di ritiro dell'ordine del giorno che, dalle parole che ho potuto comprendere dal consigliere Santoni, chiaramente non viene accettata e che quindi, come dire, a fronte di mancanza di ulteriori proposte, di fatto noi stiamo discutendo adesso in commissione un ordine del giorno che in realtà potremmo licenziare per i lavori del Consiglio così com'è, poi lì verrà votato o meno. Questo lo chiarisco perché la discussione che stiamo facendo adesso la ripeteremo pari pari in Consiglio, nel caso in cui le cose stessero così. Nel caso in cui invece, sempre raccogliendo lo spirito
io sto facendo, come dire, il lavoro di presidente, non di consigliere, delle parole del consigliere Santoni, ovvero di discutere l'argomento, perché se non capisco male l'ordine del giorno viene presentato con l'obiettivo di mettere un punto di discussione, ovvero non di negare a priori la possibilità dell'accordo quadro, ma di valutare meglio alcuni elementi che ad oggi, come anche sottolinea il consigliere Baciglieri, nonostante l'invio di materiali effettuati dall'ingegnere Martelli, non risultano sufficientemente chiari. Quindi, se questo è lo stato dell'arte, io mi permetto di fare una proposta. Io non chiedo al consigliere Santoni di ritirare l'ordine del giorno, questo l'ha già fatto la consigliera Corsi, ma se l'obiettivo è discutiamo meglio i termini dell'accordo, io credo che da qui a una settimana si possa convocare una commissione specificatamente solo ed esclusivamente su questo tema, altrimenti l'alternativa è palesemente, stante quello che è stato detto in questa fase, ovvero richiesta di ritiro e diniego della richiesta di ritiro, andiamo in consiglio e lo bocciamo. Queste sono le due situazioni che noi ci troviamo di fronte. Quindi, a fronte di questo vi chiedo che cosa facciamo, lo chiedo al proponente e lo chiedo alla capogruppo prima di dare la parola al consigliere Crescimbeni. Devo ulteriormente dire purtroppo che sono stato convocato dal sindaco, io sono a casa, devo andare in comune, quindi devo chiedere di passare la conduzione alla presidente Bertoni dopo che come dire, è stata data risposta alla mia richiesta di chiarimento rispetto all'iter che deve seguire questa commissione. Consigliere Santoni, ma non so se è chiaro il termine. Sì, sì, è chiaro, è apprezzo anche la proposta, però bisogna che ci diate anche il tempo di parlare tra di noi come gruppo, nel senso che assolutamente, sono questo è ovvio, ma non unico. Quindi cioè, su questa proposta non credo di poter dire che non possiamo che esprimerci in consiglio, abbiamo bisogno di parlare tra di noi. Allora, a questo punto io vi proporrei questo. Io, come ho detto, sono stato convocato dal sindaco e devo scappare perché devo arrivare. Proporrei una sospensione della commissione di 15 minuti, può essere sufficiente anche 20, non lo so, e la ripresa dei lavori alle ore 15, dove però la conduzione passa alla presidente Bertoni. Io purtroppo devo lasciare la commissione. Posso fare una controproposta? Chiedo scusa, perché l'ultimo punto della commissione, se non sbaglio. Esattamente, sì. La domanda è chiara, il gruppo si riunisce e lo comunica. Va bene, d'accordo. Allora, Corsi ha chiesto la parola, ha chiesto la parola anche... Chiaramente possiamo proseguire su questo, però non sono d'accordo in nessuna sospensione. La domanda è chiara, la risposta arriverà assolutamente molto presto. Va bene, allora a questo punto io chiedo alla consigliera Bertoni se può assumere la presidenza della commissione. Consigliera Bertoni? Consigliera Bertoni non mi dà risposta, nonostante sia collegata, quindi a questo punto devo chiedere alla consigliera Corsi di prendere la conduzione della commissione, sapendo che hanno chiesto di intervenire il consigliere Crescimbeni, la consigliera Panzacchi e poi ha chiesto la parola anche lei, consigliera Corsi. Io purtroppo devo andare, vi chiedo scusa, ma è stato un imprevisto e devo andare. Consigliera Corsi, prendere la conduzione? Perfetto. Va bene, sì, finché non rientra la presidente Bertoni. D'accordo. Va bene, no, il mio intervento andava nella stessa direzione del consigliere Baciglieri, quindi non ho più necessità di parola. A questo punto do la parola alla consigliera Panzacchi e poi a Crescimbeni. Prego. Sì, grazie Sara. Niente, era soltanto per ribadire quello che già avevo evidenziato anche io nelle commissioni, cioè nessuno chiede che magari non si proceda con eventualmente un accordo quadro che tenga in considerazione però attività residuali da parte dei cantonieri. Ho avuto modo già anche di esprimere quelle che sarebbero, a mio parere, le attività che potrebbero rimanere in capo ai cantonieri, ma al di là
e al di là anche del fatto che appunto avevo già richiesto più volte di avere appunto tutti i dati economici che ci facciano capire anche dal punto di vista economico, non solo della valorizzazione del personale, in che direzione si sta andando. E ribadisco ancora una volta, e l'ho già fatto in svariate sedi, che questo è un tema estremamente importante, del quale credo che il Consiglio metropolitano debba assolutamente essere protagonista della decisione e non prendere i dati quando la cosa sarà già approvata, appaltata per un accordo quadro globale, senza sapere prima dove si sta andando, con quali attività residuali dei cantonieri, con quali costi economici di questo atto. Credo che sia un atto importantissimo, importantissimo, che andrà a regolamentare, determinare le cose più importanti, le manutenzioni importanti delle quali parlo continuamente in città metropolitana, una delle attività essenziali della città metropolitana, e credo che questa attività debba essere necessariamente discussa dal Consiglio metropolitano. Ecco, questo credo che sia giusto e corretto, al di là di quelle che sono le decisioni tecniche, che nessuno vuole mettere in discussione la professionalità dei tecnici, però credo che sia necessario che un indirizzo forte politico, alla luce di disamine accurate che tengano presente di tutti gli elementi che sono stati richiesti durante le commissioni, credo che il Consiglio si debba esprimere anche dal punto di vista politico e non solo tecnico. Questa è una convinzione forte che ho, e per cui che si trovi una soluzione che consenta al Consiglio di prendere posizione dal punto di vista politico su che strada vogliamo andare a prendere. Grazie. Prego, consigliere Crescimbeni. Sì, di politico non ci vedo molto, se non il fatto che penso che all'interno di un ente le persone devono essere valorizzate, e penso che debba essere garantito il lavoro, e penso che devono essere fatte la sicurezza davanti a tutto. Questo è uno dei temi. Cioè, non possiamo negare che l'indirizzo, o comunque la scelta fatta dai tecnici, ha portato in questa direzione. Quindi è una scelta tecnica che all'interno di un'organizzazione come c'è attualmente e di fronte alle lamentele dei sindaci, questo non ce lo possiamo dire che non è così, perché alla fine non è che si può dire non va bene, i tempi sono estremamente lunghi, le realizzazioni, le asfaltature subiscono ritardi continuamente, poi dopo dire che va tutto benissimo e bisogna continuare su una strada dove effettivamente non ci sono grossi margini. Penso a livello di quanti ordini devono fare gli uffici, quante robe devono attivare, ci abbiamo della roba che è indietro di 10 anni. Il problema è che oggi quanto andremo a spendere, cosa faremo, è definito dall'accordo quadro. Purtroppo i dati, se dovessi chiedere cosa abbiamo speso ieri e cosa abbiamo fatto, questa invece è la parte veramente più difficile. Poi questa, se i tecnici non l'hanno dato, ci sarà un motivo. Penso su questa situazione che abbiamo per poter ragionare su quello che era meglio, quello che era peggio. Quindi io credo che la cosa che noi dobbiamo fare è garantire che le strade siano asfaltate, ci siano sicurezza per i cittadini e siano valorizzate le risorse dell'ente. Poi se si può assumere personale ben venga, se si può fare mettere a posto, trovare risorse per mettere a posto i macchinari e quant'altro ben vengano, però oggi la città metropolitana purtroppo è in questa situazione qua, e poi se semmai verrà modificato quello che è l'aspetto delle città metropolitane, si potrà anche rivedere, perché poi stiamo facendo una sorta di un elemento che è un accordo quadro. Quello che io dico e ho sentito è estremamente tutto legato sulla figura dei cantonieri. Quindi se la figura e la preoccupazione è questa, io ho detto anche nell'emendamento, sposo le cose che sono state indicate come punti successivi al punto 1, che chiede
praticamente il fatto che non si proceda con questo. Però se effettivamente non si vuole procedere, allora bisogna dire cosa si va a fare. Il fatto che venga messo in ordine del giorno, semmai un elemento che va a porre certi elementi, dando a prescindere che l'accordo quadro, poi abbiamo in presenza anche il dirigente Martelli, quindi potrà dire anche lui cosa vuol dire un accordo quadro. Ho sentito gli stessi discorsi fatti anche da Santoni e anche fatti dal sindaco Panzacchi. Come sindaci sappiamo benissimo che in un accordo quadro si fanno le attività in base alle risorse che ci sono e alle scelte che si fanno, quindi teoricamente si potrebbero anche fare solamente dei ciclabili, perché se le risorse che entrano sono quelle per fare le ciclabili e si va a definire che quella è la priorità, alla fine si rischia anche di non fare le manutenzioni. Io dico che in un accordo quadro uno attiva e toglie quei servizi che vuole in funzione delle risorse che ha. Io credo che il percorso che proprio possiamo prenderci tranquillamente è quello dell'analisi dei ruoli e delle attività che possono essere mantenute in un periodo transitorio internamente, fino a capire se effettivamente questa attività è bene che siano esternalizzate, che rimangono all'interno dell'ente, però in un'ottica dove bisogna effettivamente riuscire a trovare un ruolo che sia un ruolo, secondo me, importante da parte del personale della città metropolitana, perché io non mi aspetto di avere delle persone che sono su dei territori, come oggi stanno facendo, ma stanno anche intervenendo attivamente. Questo purtroppo rischiamo di avere dei problemi, ma di avere anche delle persone che possano essere valorizzate in ruoli di progettazione, in ruoli di controllo di ditte esterne, e puntualmente avere una situazione del territorio più tracciata e più puntuale di quello che è lo stato attuale. Credo che questo farebbe piacere a tutti i 55 sindaci della città metropolitana. Poi se ho detto cose che effettivamente un contratto quadro non funziona in questo modo, abbiamo il dirigente, quindi mi può smentire anche direttamente su questa particolarità qua. Chiedo se... Io non vedo altri interventi, ringrazio il consigliere Crescimbeni per l'approfondimento che, appunto, come dire, in qualità di capogruppo attesto essere la linea. Chiedo a Bertoni se vuole riassumere lei la presidenza intanto. Intanto, ingegner Martelli, ho detto una cosa che è errata, cioè l'accordo quadro prevede l'obbligo di mettere tutte le voci? No, è corretto quello che hai detto. Grazie, sì, procedo io, scusate, prima che ero collegata. Vediamo un attimo a che punto siamo arrivati dell'ordine del giorno, perché non ce l'avevo sotto, sto guardando. Convenzione, questa l'abbiamo fatta. Presidente, era l'ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi. Esatto, era l'ultimo, infatti stavo scorrendo. Quindi se non ci sono altre questioni, qualcuno ha qualcosa da chiedere, da aggiungere, possiamo terminare. Ci vediamo alle 4 per il consiglio. Perfetto, grazie. A dopo, grazie. Grazie, arrivederci.